Buongiorno, benvenuti a questa zuppa 24 dicembre, una delle ultime dell'anno, anche perché domani e dopodomani non escono i giornali, quindi noi siamo, come possiamo dire, siamo un po' più liberi. E in realtà, questa è l'occasione per farvi gli auguri e per leggere i giornali che rimarranno in edicola per 2 giorni. Partiamo subito dai giornali. Ovviamente questo si tratta, secondo me, del Natale più brutto degli ultimi anni, indipendentemente dalla situazione in cui si è, se si è avuto un morto vicino, se si è avuto una persona in ospedale per il Covid o per altre malattie che non sono in questo momento curate, di cui nessuno se ne occupa. Questo è il Natale più brutto perché è il Natale per il quale, in realtà le nostre libertà sono state compromesse in virtù di una gigantesca paura che abbiamo raccontato dall'inizio dell'anno con questo giornale unico del virus. Come ho chiamato io, e che mi sembra continui a rimanere sotto traccia in tutti i titoli, i racconti dei giornali, e anche oggi non fa eccezione. Intanto partiamo da un dato fattuale. In realtà sappiamo di per certo, perché oggi è arrivato l'accordo, che anche a gennaio non ripartirà la scuola come è partita in tutti gli altri paesi del mondo, cioè per la metà in distanza e non in presenza. Ci hanno detto che ripartiva, era tutto a posto, che abbiamo evitato tutto. In realtà, ovviamente, non avendo messo a posto scuole, trasporti, le scuole le hanno messe relativamente a posto, ma i presidi, le loro autonomie, ma i trasporti non sono stati messi a posto e non è stato, cioè abbiamo speso 340 milioni per i banchi e non per la DAD, cioè fatta bene. Sarà una specie di disastro ulteriore quest'anno scolastico, con la didattica a distanza per i liceali. Ovviamente queste robe qua poi in realtà le denuncia un destro come me, dovrebbero denunciarlo le persone più attente alle disuguaglianze sociali, ma tant'è. Nel frattempo, soltanto un giornale oggi fa un titolo incredibile ed è Italia Oggi, perché è l'unico giornale che riprende una sentenza del Tribunale di Roma. Ce ne sono state altre di giudici di pace, ma in questo caso è il Tribunale di Roma che dice che i DPCM durante il lockdown sono di fatto illegittimi. Scusatemi, illegittimi per il semplice motivo, dice Italia Oggi in questo articolo che riprende la sentenza del Tribunale di Roma, per il semplice motivo abbastanza intuibile che già altri avevano intuito, che con un atto amministrativo non si possono violare le libertà costituzionali dei cittadini, il diritto alla proprietà, il diritto all'uscita, il diritto alla circolazione, in sostanza le libertà proprio tipiche, banali, che per le quali noi abbiamo conquistato un posto nel, come possiamo dire, nel mondo occidentale, cioè combattere per le libertà. Insomma, un atto amministrativo non le può combattere e non le può restringere, tanto più che si dice, beh, insomma, però quell'atto amministrativo in funzione di un decreto legge che è stato approvato dal Parlamento, tutte balle. La sostanza per cui è arrivato il Tribunale, di cui oggi soltanto Italia Oggi parla, è che questa roba qui non è più fattibile. Gli italiani che ne pensano? Beh, gli italiani ne pensano, secondo Pagnoncelli, ormai il sondaggio di Pagnoncelli è una costante, il 60% degli italiani è stanco dei divieti. Beh, devo dire che, insomma, noi eravamo stanchi dal primo giorno dei divieti perché intuivamo come questi divieti fossero dei divieti per metterci paura, dei divieti che in realtà erano inefficaci, lo sono stati nella prima fase, nella seconda fase, lo sono nella terza fase. Questi divieti non rendono l'Italia meno libera dalla malattia rispetto a quanto hanno reso gli altri paesi che ne hanno avuti di meno e fatti in maniera più intelligente. Ce l'ha spiegato, secondo me, chiarissimamente Ricolfi a Quarta Repubblica, ma comunque ognuno la pensa come gli pare. Gli italiani stanno diventando dell'idea che andrà tutto bene, quello slogan da deficienti, con i canti ai balconi. Beh, insomma, quel vergognoso teatrino oggi gli italiani capiscono che è un teatrino mal gestito. Poi c'è il grande tema, diciamo, della retorica. E la retorica sui vaccini è insopportabile. E qui ci sono tre pezzi che vi segnalo. Il primo riguarda l'inconsapevole, ma non perché sia inconsapevole, ma da deliziosa infermiera dello Spallanzani di Roma, che sarà la prima a farsi vaccinare. Per me va benissimo, anche se oggi il Messaggero dice che c'è stato uno scontro col ministero per decidere chi fosse la prima persona che si deve vaccinare. Vabbè, insomma, queste sono le cose straordinarie. Comunque, la prima persona a vaccinarsi sarà un'infermiera dello Spallanzani. E l'ufficio stampa o lei stessa dicono si tratta di un atto di amore e di responsabilità. Ragazzi, però non esageriamo, però vi prego, non esageriamo. Per me il vaccino è per 100 migliaia, per migliaia di persone, non per tutte, perché molte sono contrarie ai vaccini.
io penso che abbiano libertà di esserlo finché muoiono, appunto, finché muoiono, nel senso che tutti noi siamo liberi di dire quello che vogliamo fino alla morte, cioè fa parte delle nostre libertà anche essere, come possiamo dire, ostili al vaccino. Beh, comunque l'idea che questo vaccino sia un atto di amore, non diciamo minchiate, ma ragazzi non esageriamo, perché questa melenza retorica per cui è un atto di amore farsi mettere il vaccino presuppone due cose, due, sia chiaro, perché la logica per me è chiara. Se tu sei contro il vaccino e ti fai mettere il vaccino dentro il tuo corpo, quello è un atto di amore e dal tuo punto di vista non so di responsabilità nei confronti di chi, ma vuol dire che tu sei contrario al vaccino e quindi se te lo fai iniettare sei una specie di eroina. Ma se tu sei a favore del vaccino, il fatto che tu sia tra i primi a essere vaccinati non è un atto d'amore, è un atto di privilegio. Cioè tu sei una delle poche privilegiate, insieme ai malati, insieme a quelli che sono guariti, che potrà fare infermiera. Io sono sicuro che questa è una roba che si è fatto dire, ma ti assicuro che ci sono migliaia di persone che vorrebbero essere nei panni dell'infermiera e farsi vaccinare per prima per essere sicuri di essere immuni rispetto alla malattia. Ne conosco io stesso centinaia di queste persone. Conosco anche centinaia di persone che mi hanno detto: io non mi voglio far vaccinare perché penso che questo vaccino sia stato trovato in troppo poco tempo e non si conoscono gli effetti collaterali. Sono persone che per esempio hanno visto quella fake news su internet in cui c'era la signora che appena l'hanno vaccinata è svenuta, va bene? Che è totalmente falsa. Ma il punto fondamentale è il rispetto ai vaccinisti, gli rispetto, però non prendiamo per i fondelli gli italiani, cioè dicendo che questo è un atto d'amore, soltanto questo. Guariniello invece è fantastico, perché il Fatto Quotidiano cosa tira fuori? Il magistrato. Non potevano tirare fuori il magistrato che piace al Fatto Quotidiano, che trova la soluzione. Sapete come convincere quelli che non vogliono farsi vaccinare? Semplicissimo, licenziamo, anche perché metterebbero in sarebbe, dice al Fatto Quotidiano il magistrato, un atto contro la sicurezza e quindi chi non si vaccina rischia il licenziamento. Ecco, io ho orrore, io mi voglio vaccinare, anzi io non mi potrò vaccinare perché ho avuto la malattia e sono immune per quella, penso che le persone che si vogliono vaccinare fanno bene, ma l'idea che un magistrato mi dica che io sia licenziabile se non mi vaccino, no bueno, TSO, no bueno, non è da paese normale, già ci stiamo avviando verso una deriva allucinante. Io questa roba qua che sento di Guariniello, il magistrato che dice ti licenzio se non ti vaccini, penso che sia da Cuba, avete presente? Da Cuba. E nel frattempo invece la posizione di Sallusti, che è anche la mia, la malattia deve far paura, non il suo antidoto, ed è questo il pezzo di Sallusti oggi del Giornale. Nel frattempo ci sono le organizzazioni, vaccine, dosi in ritardo, il 27 arriveranno soltanto le dosi buone per i telegiornali, io già immagino i telegiornali, l'infermiera, un atto d'amore, tutte queste stupidaggini melenze che mi fanno orrore. La cosa sostanziale è che servono milioni di dosi per chi si vuole vaccinare, per far sì che l'Italia sia vaccinata, e quelle siamo in ritardo. Lo dico io? No, lo dice l'assessore alla sanità del Lazio sul Messaggero oggi, che in un'intervista dice che la campagna di massa è a rischio. E unite questa dichiarazione dell'assessore della sanità, che dovrebbe avere competenza sulla logistica di questa vicenda, con Libero, che dice che un ospedale su quattro non potrà vaccinare perché gli mancano questi super frigoriferi che tengono a meno 70 gradi. Se non c'hanno i frigoriferi non possono vaccinare, se non possono vaccinare la campagna di massa, ciao belli. Beh, Arcuri, non vi preoccupate, si è già precostituito l'alibi dicendo che ci sarà la terza ondata e lì sarà più difficile vaccinare. Nel frattempo Feltri oggi, in cattiva forma dal mio punto di vista ideologica ovviamente, mi spiega che Galli è il super professore. Galli, avete presente Galli? Galli per lui è straordinario, è il ritratto di un grande medico che lavora in realtà la Cassandra, grande medico, insomma io i sottoferri di Galli non mi ci farei mettere manco pagato. Nel frattempo sul virus c'è la mutazione del virus, vi ricordate quella per la quale abbiamo lasciato centinaia di italiani a Londra? C'è chi se la prende con l'Italia, sbaglia, perché prima non è l'Italia è semplicemente vittima in questo di un decreto, un'ordinanza immediata del Ministro della Sanità. E sai, se tu sei un'azienda pubblica o anche privata che batti bandiera italiana, il Ministro della Sanità ti dice tu non voli, e tu non voli purtroppo se te lo dice l'ENAC e il Ministro della Sanità, perché sennò prendono per il collo e ti fanno fuori, soprattutto se ti hanno prestato 3 miliardi di euro che sembrano prestati dal governo, invece sono soldi nostri. Ma quindi il tema fondamentale è questo governo della minchia che fa di cialtroni
che blocca gli italiani, e oggi scopriamo che la variante inglese, che chiamiamo inglese, mentre il virus non lo chiamiamo cinese, questa la chiamiamo la variante inglese, è presente in Italia da 3 mesi. Il Mattino, in Italia da 3 mesi. Trovata a Loreto una ragazza italiana che non ha avuto nessun contatto con gli inglesi, che l'ha immediata variante. E però lì ci vuole lo spavento da cui siamo partiti sin dall'inizio. Volete che almeno a Natale non vi spaventi qualcuno? Allora mettiamo insieme la variante inglese, che non è inglese, l'OMS, che se il nostro è un governo di cialtroni, quello è una baracca, una piramide di cialtroni, bene? L'OMS, metti la variante cinese che non è, inglese che non è inglese, l'OMS, la piramide dei cialtroni, e fai il titolo di Repubblica. Ve lo leggo io il titolo di Repubblica? Cambia. Allora, Covid, dalla variante inglese, un pericolo per i bambini. Questo è il titolo, giuro. Oggi l'apertura di Repubblica è Covid, dalla variante inglese, un pericolo per i bambini. Due cazzate in un titolo. Primo, non è la variante inglese. Secondo, sapete qual è la preoccupazione per i bambini? Che con questa variante, che non è inglese, essendo, si trasmetterebbe più facilmente tra i bambini. Ma siccome i bambini sono al 99,9%, guardatevi i dati dell'ISS, totalmente immuni da fatalità per questa malattia, il pericolo è inesistente, si possono contagiare più facilmente, quindi semmai il pericolo è per quelli che vengono a contatto con i bambini, non con i bambini che già oggi se lo prendono, asintomatici. Questi cazzoni ci devono mettere paura. Quindi il titolo di Repubblica qual è? Covid dalla variante inglese, un pericolo per i bambini. Falso, come era falso l'intervista al presidente polacco che diceva che lui era contro i diritti di libertà. Insomma, come possiamo dirvi, lo stato di diritto, questo ancora era il titolo, mi ricordo, di Repubblica, però se lo dice Repubblica, alziano le mani tutti. Brexit, grande tema per i quali ovviamente noi odiamo gli inglesi, non li sottolineiamo. Ora, Brexit, si sarebbe stato raggiunto un'intesa. Paola Peduzzi sul Foglio ci spiega che hanno litigato sui pesci, ma valevano 750 milioni, quindi poca roba sulla pesca, che non è una cosa da sottovalutare. Ma la cosa più divertente è che si sarebbe spaventato l'inglese per quelle file fatte a Dover per i francesi che non volevano gli inglesi per la variante appunto inglese, perché tutta l'Europa si è coalizzata contro questa variante inglese. Prima c'è stata la variante l'Europa. Fatto sta che la Peduzzi dice questa è la dimostrazione, visto che raggiungeranno un accordo, di una grande Europa. Altra retorica orrenda. Gli inglesi hanno fatto la Brexit, non mi sembra che siano arrivate le cavallette come ci avevano raccontato questi giornalisti unici anti-Brexit, perché all'epoca c'erano questa roba qua. Dobbiamo fare la nostra retorica europea. Io, figuratevi, non sono per l'Italexit, ma non sono neanche per l'idea che arrivino le cavallette in Inghilterra se va la Brexit. Anzi, mi sembra che arrivino le merci, i farmaci prima che da noi, rispetto a quello che ci raccontavano. Se fanno la Brexit non arriveranno i farmaci, è arrivato il vaccino prima che da noi. Vabbè, ma lasciamo perdere. Nel frattempo noi ci crogioliamo nella nostra manovra, che è stata approvata alla Camera, non potrà essere modificata al Senato, e lì il titolo più bello e la sintesi più bella la fa Andrea Ducci sul Corriere della Sera, perché dice in 5 righe quello che è successo. Ci sono, contiene 100 misure sotto i 5 milioni. Una manovra da 4 miliardi, da 1000 commi, come ci spiega il Sole 24 Ore, contiene 100 misure da sotto 5 milioni. Cioè, sono marchette! Mentre l'Italia muore, questi si fanno le marchette. Ogni partito c'ha la sua marchetta, ogni partito c'ha la sua marchetta, ogni lobby c'ha la sua marchetta. Secondo voi possiamo andare avanti così? No, non possiamo andare avanti così. Ogni lobby con la sua marchetta, e quello vuole quella robetta, quello vuole... Gli diamo sempre tutto quanto, pensando a questi cialtroni di parlamentari che verranno rieletti, perché potranno dire: vedi che ti ho portato 2 milioni, 3 milioni, tanto verranno spazzati via. Blocco agli sfratti. Ne parleremo più tardi con Giorgio Spazzani Testa sul mio sito, perché questa roba del blocco degli sfratti è una cosa allucinante. Sono stati prorogati la blocco degli sfratti per i prossimi 6 mesi, e qualcuno può pensare: poverini, proprio in questo momento mandiamo per strada la gente che non c'ha un reddito. Non è così. Il blocco degli sfratti riguarda per il 90% sfratti già decisi anni fa, con gente che non paga già da anni, quindi se sono poveracci hanno il diritto a una casa, che dovrebbe essere obbligo della comunità locale. Se non sono dei poveracci e se ne approfittano e non pagare l'affitto, questo si chiama semplicemente mancanza di stato di diritto, ma è difficile da farglielo spiegare. Armani e Del Vecchio fanno un articolo, un'intervista congiunta oggi sul Corriere della Sera, per dire che aiuteranno i bambini di Sant'Egidio e
E insomma, anche i miliardari italiani hanno un cuore, questa è serie del 24. Immagino il 24, lasciamo sul Corriere della Sera un'immagine di questi miliardari che hanno un cuore. Io cuore non ne ho, perché sono completamente rintronato virus che mi sono preso a marzo, non vedo l'ora di chiudere quest'anno che è stato un anno orrendo. È stato un anno orrendo perché ci ha portato via tanti amici, ci ha portato via una amici per Covid e non per Covid, chiaro, perché si continua a morire anche di altre malattie, e soprattutto ci ha portato via un l'augurio che io faccio a tutti quanti voi di un ottimo Natale, e poi che al molte delle nostre libertà che oggi sono compromesse, l'anno prossimo non saranno più messe in discussione. L'idea di uscire con un'autocertificazione, l'idea di non poter fare un capodanno con chi vuoi, l'idea di non poter fare un Natale con i tuoi cari, l'idea di dover fottere lo Stato andando due in macchina con un tredicenne e non con un quindicenne, beh, questa è l'idea di uno Stato cubano, non di uno Stato libero, per i quali qualcuno ha combattuto nel passato. Forza, insomma, per il prossimo Natale, auguri a tutti quanti voi. Ciao.